Assessore Mandracchia, ci sono diversi problemi derivati dalla chiusura della discarica. I problemi si sono protratti praticamente fino a questo momento. Ci dica la situazione ad oggi, dove è arrivata e come è possibile risolverla. Noi diciamo che la situazione di emergenza non è mai cessata dall'insediamento a oggi, perché prima abbiamo avuto dei problemi con la discarica di Santa Maria per l'umido, poi la discarica di Salinella, poi successivamente la ditta Catanzaro non riceveva il sottovaglio per mancanza di pagamenti. Quindi in questa diciamo, filiera dei rifiuti, se così la possiamo chiamare, c'è sempre un attore principale che inceppa il meccanismo. Inceppa il meccanismo per o esigenze finanziarie o perché ci sono dei guasti agli impianti o perché si sono superate le capacità di conferimento. Allora, in questa vicenda naturalmente si sono verificate in questi giorni, in queste settimane, tutte le difficoltà che abbiamo potuto notare, riscontrare e sopportare anche. Da lunedì scorso la discarica di Santa Maria, nella quale viene conferito l'umido, è chiusa perché c'è stato un guasto tecnico e quindi non c'è stato il conferimento. La raccolta è stata garantita parzialmente, l'umido è stato conferito o perlomeno è stato immesso dentro i compattatori e da domani mattina dovrebbero regolarmente scaricare in discarica. Tutto questo ha comportato i disagi che noi abbiamo notato. Ieri abbiamo emesso due ordinanze sindacali. Intanto, la prima, la più importante in assoluto, è che l'umido dovrà essere conferito in sacchetti biodegradabili, che saranno forniti dalla ditta Buonosea, così come prevede diciamo, il contratto. Per quanto riguarda i conferimenti senza sacchetti, diciamo, biodegradabili, può essere fatto, ma il sacchetto va svuotato dentro il contenitore dell'umido e poi il sacchetto va immesso nella raccolta differenziata. Questo è un aspetto importante. Poi l'altro aspetto riguarda la somministrazione di bevande, quindi non sarà più ammessa la vendita in bottiglie e lattine, e con la stessa ordinanza chiediamo diciamo, alle attività commerciali se già non lo fanno, e penso proprio di sì, di provvedere a fare una differenziata all'interno delle attività. Naturalmente questo comporterà sicuramente nella fase iniziale dei disagi, ma noi dobbiamo uscire fuori da questo limite del 20% della differenziata, perché tutto si traduce in difficoltà di gestione della raccolta dei rifiuti e soprattutto si traduce poi in eccessivi costi di raccolta e di smaltimento. Questo è il segnale che noi vogliamo iniziare a lanciare alla città, chiediamo una grande collaborazione ai cittadini e soprattutto chiediamo che vengano rispettate quelle che sono le tabelle di conferimento e soprattutto di eliminare al massimo il conferimento di indifferenziato. Un'ultima domanda, lei ha parlato di un 20%, appunto sciacca e fanalino di coda, non chiediamo di raggiungere il 70% di Menfi o di altre realtà insomma, similari vicino a noi che hanno questi numeri astronomici sulla raccolta differenziata, ma quando pensa che sciacca possa arrivare a dei numeri accettabili, dico almeno il 40%? Noi ci siamo prefissi di fare una importante e massiccia campagna di sensibilizzazione. Stiamo aspettando naturalmente che usciamo fuori da questo momento di emergenza e penso che dal mese di settembre inizierà un'attività totalmente diversa da quella che è stata fatta fino ad oggi. Chiederemo l'aiuto, il supporto di un'associazione che ha diciamo, i requisiti per poter fare le verifiche, perché in questo momento il controllo sul conferimento non viene effettuato da nessuno, non abbiamo una quantità soddisfacente dal punto di vista delle risorse umane di vigili urbani e poi capite benissimo che con tanti contenitori, con tante postazioni di contenitori, non possiamo pensare di piantonare un agente lì per fare la verifica. Questo potrà essere ovviato nella fase di approvazione del bilancio, perché è intendimento di questa amministrazione di dotare la città di un intensivo e massiccio impianto di videosorveglianza, che non servirà solo per la sicurezza dei cittadini, ma servirà anche per il controllo e la verifica dei conferimenti. Questo ci porterà, non solo questo ci porterà anche a fare un'attenta valutazione anche sulle aree di sosta, perché nonostante tutto, nonostante l'attività del Corpo dei Vigili Urbani, comprendiamo benissimo che la gente ancora non si è abituata al rispetto delle regole, almeno per quanto riguarda il conferimento della spazzatura e la sosta, visto che tutte e due deleghe appartengono al sottoscritto.